Gli studenti dell'Università Luis Guido Carli di Roma hanno incontrato il capo di Stato Maggiore della Difesa, Luigi Binelli Mantelli, che ha tenuto loro una lezione magistralis dal titolo «Ruolo delle Forze Armate nell'attuale contesto geostrategico», in cui ha tracciato un quadro dell'attività delle Forze Armate, partendo dalla seconda metà dell'Ottocento con la guerra di Crimea, che ha definito un esempio positivo di efficace connubio tra diplomazia e spedizioni militari per arrivare agli scenari geostrategici dei giorni nostri. «Siamo in tutto il mondo», ha detto l'ammiraglio Binelli Mantelli. Scenari ben diversi perché sempre più caratterizzati da diverse crisi convenzionali e non convenzionali, che comportano minacce simmetriche ed asimmetriche. L'iniziativa, inserita nel contesto del protocollo di intesa siglato dall'Ateneo Romano con lo Stato Maggiore della Difesa, ha coinvolto i frequentatori del corso di istituzioni di diritto pubblico. Una straordinaria occasione per gli universitari della LUIS di conoscere le forze armate e il loro lavoro, ha sottolineato Giovanni Lo Storto, direttore generale della LUIS. Mentre il professor Bernardo Giorgio Mattarella, ordinario di diritto amministrativo all'Ateneo, nella sua relazione invece ha parlato dell'importanza dello studio del mondo militare. Il capo di Stato Maggiore della Difesa ha quindi risposto ad alcune curiosità degli allievi e in particolare sulla necessità di dotarsi di una difesa europea ha voluto precisare. Le premesse per fare delle forze armate con la bandiera europea non ci sono. Forze armate senza una volontà politica non solo non sono usabili, ma non costituiscono neppure un deterrente, perché il deterrente è capacità ma volontà anche di impiegare le forze. Un incontro non casuale quello con gli studenti, come ha detto l'ammiraglio Binelli Mantelli intrattenendosi con i giornalisti. Trovo importantissimo proprio questo, trasferire alle giovani generazioni l'esperienza ma anche le lezioni e gli errori che si sono fatti in passato proprio perché non si facciano più. E credo che sia fondamentale la conoscenza chiara del ruolo sia dell'ambito militare insieme alla diplomazia e alla politica estera. Quindi, rispondendo alle domande sulla situazione libica, ha precisato. Prima di tutto devo nascere da un accordo, io credo, tra le forze politiche che sono più forti e più presenti in Libia, libiche e non esterne come può essere ISIL, che è un elemento di disturbo esterno molto grave. A margine dell'iniziativa, il generale Salvatore Farina ha presentato il volume More Together, di più insieme per il Kosovo. È veramente di una tappa di tutta la missione, ma abbiamo anche voluto raccontare le origini. Quindi noi facciamo una foto diciamo del 2013-14, ma raccontiamo anche come siamo arrivati dal 99 al 2013 e poi dopo ci soffermiamo ovviamente su quelle che sono state le sfide, i risultati e anche ancora gli obiettivi che bisogna raggiungere per completare la stessa missione. All'evento erano presenti gli ambasciatori della Repubblica Serba e del Kosovo in Italia, autorità civili e militari e docenti della LUIS.